De Sogus, che oggi ha fatto l'esordio con la maglia biancazzurra, sia da trequartista che da esterno, abbiamo detto in cronaca tanti spunti interessanti. Peccato per la sconfitta. Sì, un peccato. Diciamo, secondo me è una sconfitta meritata per come è andata la partita, però bisogna subito archiviarla e pensare alla prossima domenica. Ti abbiamo visto prima come trequartista alle spalle delle due punte, poi largo a destra quando è entrato Delle Monache con una sorta di 4-2-3-1. Potessi scegliere tu qual è la tua posizione preferita in campo? Ma io ho sempre giocato, diciamo, l'anno scorso esterno a sinistra, però posso giocare sia a destra sia trequartista, dipende dal mister, io sono a completa disposizione. Avete qualche rammarico per il finale? Certo, dovevamo cercare di pareggiare, almeno di pareggiare. Poi un peccato ormai è andata così, ma andiamo avanti. Non so se tu hai sentito Filippo Pellacani nel spogliatoio, perché il presidente ha detto che probabilmente si è fatto male, non so se l'hai sentito. No, non ho sentito niente, ero in campo, non ho sentito niente. Posso fare una domanda, Enrico? Perfetto, noi ringraziamo. Sì, una domanda, un attimino, sì. Che metto il telefono per così ti può ascoltare direttamente. Solo un attimo, intanto vai, ti ascolta. Sì. Intanto, insomma, facciamo i complimenti a De Sogus perché lo abbiamo visto nel campionato primavera lo scorso anno, tra l'altro un nazionale anche under 20, con il Cagliari lui ha fatto molto bene, 2002 il tridente era De Sogus, dall'altra parte Tramoni che è andato a Pisa, classe 2003, altro ottimo prospetto con l'Uvumba terminale della manovra, insomma eravate un bel tridente lì davanti. Non ho sentito... Eravate un bel tridente lì davanti. Sì, l'anno scorso bellissimo anno. Con Tramoni che adesso a Pisa eravamo proprio un bel tridente, però ormai è finito l'anno, adesso sono qua, sono contento di star qua, certo. Niente.